Come mai qui al Giro d'Italia a Padova? Per vedere il traguardo, per vedere i corridori, per vedere Pogacar soprattutto. Lei è padovano o viene da fuori? Sono padovano, sì. Dopo 24 anni finalmente torna a Padova una tappa del Giro. È contento? Sì, finalmente. Era ora, sì. Senta, secondo lei vince Pogacar? Oggi forse sì. Non sono sicuro, però ormai il Giro è suo. Però la tappa forse anche sì. Potrebbe anche vincere anche oggi, sì. È il più forte. Da dove nasce la passione per il ciclismo? Ah, da piccolo sempre, ho sempre corso un po' in bici e adesso continuo a correre un po' così, mi diverto, ecco. Io abito anche in periferia, però comunque è sempre un piacere, così si fa un po' di pubblicità anche alla nostra città, anche se è già famosa, insomma. Poi erano 24 anni che mancava. Mancava, dai. Bisogna avere qualche passione in più di quelle che stanno succedendo adesso. Ma lei segue da sempre il Giro d'Italia? Da vicino così no, perché lavoravo. Oggi sono in pensione, perciò sono venuta con mio nipote e siamo qua tutti e due assieme. Ed è tutta una festa, insomma. Sì, è tutta una festa. Dopo 24 anni finalmente a Padova, è contento? Moltissimo, finalmente. Lei è di Padova o di fuori? Siamo di Colli Ugani. Sono qui con la scuola ciclismo VO per fargli vedere l'arrivo di tappa ai bambini. Come mai la passione per il ciclismo? Fin da piccoli siamo andati in bicicletta sui colli e abbiamo gareggiato e adesso siamo ancora qua a seguire i campioni. E qual è il valore secondo lei del ciclismo che si può trasmettere ai giovani? La fatica e il sacrificio per raggiungere i grandi obiettivi. Contento che sia qui a Padova alla 18ª tappa? Sì, contentissimo. Lei è padovano o viene da fuori? Sono in provincia di Padova. 24 anni che si attendeva, era come se l'aspettava? Sì, è bellissimo quest'anno il Giro d'Italia. E lei ha idea, un pronostico su chi possa vincere? Beh, spero Jonathan Milan. Quali sono le caratteristiche che le piacciono di Milan? È un grande velocista. Ma la passione per il ciclismo da dove nasce? Mi è sempre piaciuta la bici. Secondo lei ci sono dei valori che il ciclismo può portare ai più giovani? Sicuramente, basta guardare i miei ragazzi qua, e fanno squadra tutti i giorni, sono amici anche fuori dal ciclismo. Allora, erano 24 anni che si aspettava il ritorno del Giro d'Italia a Padova, è contento? Sì, sì, che ci doveva passare, sì. Sì, certo. Senta, da dove nasce la sua passione per il ciclismo? Un po' da sempre, fin da giovane, dai tempi dei grandi ciclisti, sempre piaciuto a me e anche a mia moglie. Ha sempre seguito il Giro? Sì, sì, seguiamo in qualche tappa qua nel Veneto, noi siamo di qua e allora... Padovano o da fuori? Di nascita padovano, ma sono di Rovigo. Ah, da Rovigo è arrivato. Ha trovato problemi con la viabilità, i parcheggi? Al momento no, perché ho parcheggiato un po' fuori e poi siamo arrivati a piedi fino a qui, in Prada della Valle. Abbiamo fatto 500 metri a piedi. Il suo campione preferito? Adesso per forza bisogna dire Pogacar, però il nostro italiano Pellizzari sta andando molto bene. Sono giovani e speriamo che faccia strada, insomma. Sì, ma secondo lei chi vince? Purtroppo è bravo, è un campione, sarà Pogacar ormai, sì, se li merita perché è bravissimo. Voi siete padovani o venite da fuori? Veniamo da fuori. Da fuori dove? Casal Serugo. Avete trovato problemi con la viabilità ad arrivare? No, perché siamo arrivati molto presto. A che ora? A mezzogiorno. Sentite, come mai seguite il Giro d'Italia? Perché è importante, è la prima volta che viene qui, no, prima volta no, ma per noi è la prima volta che possiamo venire per vederlo, perché non abbiamo avuto problemi, allora siamo venuti. Da dove nasce la passione per il ciclismo? Ma io potrei dire da mio papà, che lui guardava tutte la televisione, le corse, e diceva che girava l'Italia perché gli piaceva vedere i paesaggi ed era amante anche dello sport. Secondo voi chi vince? Non ho idea, guarda, no. Perché non le conosco, guarda. No, conosciamo poco i nomi, sinceramente.